allevamenti di visoni, gli allevamenti intensivi per la produzione di pellicce sono dei veri e propri serbatoi del coronavirus. L'abbiamo imparato in questi mesi, viste le esperienze anche in altri paesi come l'Olanda, la Danimarca, ma anche qui in Italia si sono verificati dei focolai. Lo scorso anno in provincia di Cremona, poche settimane fa anche a Padova. Siamo qui per chiedere al Ministro della Salute, Roberto Speranza, un provvedimento deciso per chiudere definitivamente questi allevamenti e quindi modificare la sua ordinanza che per il momento ha sospeso questa attività sino al prossimo 28 febbraio in un definitivo divieto. Non vogliamo che dal 1 di marzo i 6 allevamenti di visoni che ci sono qui in Italia possano tornare a pieno regime per far nascere migliaia di animali destinati alla produzione di pellicce e aumentare anche il rischio di formazione di focolai e quindi di ulteriore diffusione del coronavirus anche in forma mutata. E oggi siamo qui a Roma davanti alla sede del Ministro della Salute per una manifestazione assieme all'AV per chiedere che anche in Italia sia introdotto un divieto di allevamento di visoni e di altri animali utilizzati per la produzione di pellicce. Da anni denunciamo come le condizioni di questi animali siano agghiaccianti negli allevamenti, anche attraverso video indagini abbiamo documentato la presenza di animali feriti con comportamenti stereotipati. Oltre a questa crudeltà nei confronti degli animali, da quest'anno abbiamo visto che sono oltre 400 focolai di coronavirus negli allevamenti di visoni, sia in Europa che in Nord America, anche in Italia, 2 casi, nel cremonese e nel padovano. Quindi oltre alle motivazioni, diciamo, l'interesse per il benessere degli animali, si aggiungono anche delle motivazioni di carattere di pericolosità, per rischio della salute pubblica. Quindi ci sono tantissimi motivi per abolire subito questa attività che è anche anacronistica e crudele.